Popolo nerd, amanti del tennis di tutto il mondo e soprattutto italiani amanti del tennis, siamo tornati quest'oggi con un nuovo video e una nuova serie, si spera, insomma, dipenderà da voi, dipenderà dal vostro sostegno e appunto se dimostrerete che vi piace questo genere di contenuti che è nuovo per il canale effettivamente, a parte un paio di video che sono stati realizzati in passato su NBA, ma sempre di un gioco della 2K si sta parlando, perché quest'oggi portiamo il primo episodio della carriera di Topspin 2K25, un Topspin che non si vedeva da ben 11 anni e calcolate che per un amante del tennis come me, per una persona che ha praticato tennis per oltre 10 anni, non avere un gioco di tennis degno di nota, perché sì, ne sono usciti alcuni, ma lasciamo stare, per 11 anni, insomma, provate a immedesimarvi. Per chi è amante del calcio, immaginate che FIFA esca uno ogni 11 anni, che poi ultimamente mi sa che sarebbe meglio anche così, però, insomma, in sostanza, questo è il pensiero. Mi raccomando di sostenere la serie, come vi ho detto, mettete ovviamente mi piace e fateci sapere l'apprezzamento per questo gioco e per questo genere di contenuti. Oggi iniziamo la nostra carriera proprio con lui, con Jannik Sinner, perché andremo a creare Jannik Sinner, il più fedele possibile se è consentito dall'editor di Topspin, e scaleremo le vette della classifica per arrivare appunto alla posizione almeno attuale del ranking numero 2 ATP. Quindi non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo subito a giocare, ma prima ovviamente sigla. Con questa canzone molto pompata siamo qui su Topspin. Allora, andiamo immediatamente in My Career e ci andiamo a creare il nostro Jannik Sinner. Ok ragazzi, ci siamo. Abbiamo creato il nostro Jannik Sinner. Allora, diciamo che vorrei iniziare con qualche magliettina semplice. Polo blu, riga bianca mi sembra ottima. Maglietta di Wimbledon no. Maglietta aderente non è da Jannik. Direi di iniziare proprio con questa. Allora, vediamo un po'. No, l'abbigliamento vediamo. Il pantaloncino, Wilson corto no. Una cosa sobria. Ecco, questo è proprio sobrio. No, direi di no. Pantaloncino bianco, classico. O nero, andiamo di nero. Stile tennistico. Allora, vediamo un attimino i servizi. Sono solo 3. Ok. Il primo mi sembra il suo. Cioè, veramente quasi il suo. L'attesa della palla, questa. Il dritto è più potenza, ci può stare. Sì, è il suo. Anche, guardate la miniatura, è molto simile al suo stile, col gomito alto del braccio sinistro. Allora, questo è breve, un movimento breve spezzato. Lui non ce l'ha proprio così. Vediamo un attimino. È più questo. Allora, soprannome del pre, genio dall'opera, macchina per vincere, la leggenda, vabbè, queste sono cagate. Vabbè, genio all'opera, dai, vediamo come te la cavi, questo gioco di te, buon divertimento. Animazione pre-incontro, direi questa. Allora, ci siamo ragazzi, difficoltà degli A, noi mettiamo molto difficile. Non vogliamo mettere esperto perché non me la sento, però molto difficile, al massimo aumenteremo la difficoltà. Formato dell'incontro, dinamico. Dinamico che vuol dire? Tie break da 7 punti, 2,50, 500, i 1000, un set da 3 game, no. Quindi direi di fare il topspin, al meglio dei 3 set, 3 game per set. Poi al massimo ditemi voi nei commenti se volete vedere la partita intera, assolutamente. Rivoluzione Matrica Podcast. Va bene, sì, ci sta. Jannik Sinner contro Rajendra Delry in diretta da Auckland, Nuova Zelanda. Prima partita
di Jannik Sinner esordio per un evento speciale qui al Tennis Center Auckland, Nuova Zelanda. Abbiamo molte aspettative per questo giocatore italiano di nuova generazione. Diciamo che non vediamo un italiano così in forma da moltissimo tempo. È sicuro di sé, lo vedo molto spavaldo contro un Rajendra Delri. Non c'è mai stato un incontro tra i due. Forse perché l'avversario sembra geneticamente modificato in laboratorio. Ma ecco Jannik che con la sua verve impassibile entra in campo. Ebbene sì, iniziamo. Inizia l'incontro. E siamo qui al servizio, Jannik Sinner. Partiamo con una seconda di servizio. Vediamo se i suoi fondamentali porteranno il punto. Un rovescio potente e un dritto ancora di più. Un becchettino a smorzare il ritmo per poi tirare un diagonale che non va a segno benissimo e perde il punto. Allora, io tutta questa roba schermo la voglio eliminare. Mi fa cacare allo sputaniers. Allora, gioco. Indicatore tempismo, sì. No. Indicatore rimbalzo palla, no. Indicatore servizio, sì. Controller, va bene. Grafica, luminosità, risoluzione, rendi, vabbè, questo c'è già tutto fatto. Va bene. E sì, quel +1/+1, non lo so che cosa sia, ma va bene così. Vai. Ci siamo, Jannik. Ah, ma è un super tiebreak. Questo è un infame Raja in Angolan, eh. Beh, Jannik però. Devo vincere l'incontro, Jannik. Dai, forza che non ce la fa. Già è stanco, con Henry Lajerboom. Ehi! Non urlare così però. La cosa più difficile in questo gioco credo sia il servizio, perché per angolarlo devi essere veramente molto preciso. Ha un tempismo strano il nostro Jannik. Non è facile leggere la sua arcaputtanghera. E niente, ci ha colpito. Dai, questo è un bel rovescio. Dai, forza. Che cazzo fai? Vai così! 3-1. Bello! Un rovescio definitivo. È così che ti voglio. Incazzato come una iena. Bellissimo. A rallentare il gioco. Bellissimo, anche questo. Arca puttana. No. 3-2. Lascio troppo andare il braccio. Oh madonna, sto in mezzo al campo. Mi ha bucato. Bello Jannik. No. 4-2. A questo livello non si può giocare, è molto difficile, raga. Cioè, io cerco di fare di tutto, ma no, non si può fare. Bene, non si può fare, mi ritiro. Ok, mi ritiro. Allora, ci siamo. Siamo al primo torneo, prime partite della nostra carriera e possiamo iniziare. Attenzione, una presentazione incredibile. Oh! Netti pim! Dai. Carichi, raga. Concentrati, focus, carichi. Dai.
Bella, bella presentazione, però ci avete già rotto le palle. TS250. Come molti già sanno, i Top Spin 250 sono la categoria più bassa dei tornei. Questo significa che i giocatori con un posizionamento inferiore in classifica possono partecipare. Ho capito, ma non ci sono molti punti ranking in palio. È qui che molte delle future stelle di questo sport sì, hanno ma allora podcast, statevi calmi, statevi molto calmi. Cioè io vedo David Zelensky. Inoltre, le strutture sono vabbè, lasciamo fare. David Zelchinek, che d'altronde è ucraino, ma comunque è a livello 15, ragazzi. Cioè, c'ha 64 di riflessi, c'ha il triplo della mia roba. Vabbè, ci proviamo. Dai, stai zitto. Ma il podcast lo elimineremo immediatamente. Bene, ci siamo. ASB Tennis Court. Siamo pronti alla partita. Jannik Sinner contro David Zelinchek. In diretta da Auckland, Nuova Zelanda, campo centrale, un tempo buono, 18 gradi, un vento tranquillo, ma c'è molta umidità. Questo potrebbe impattare sul rimbalzo e sull'effettiva potenza dei nostri colpi. Ci stiamo scaldando, un Jannik Sinner che comunque è sicuro di sé. Vedremo come impronterà questa partita e questo suo esordio nel TS250 di Nuova Zelanda. E va a servire David. Entra subito Jannik. Entra subito con un dritto incredibile. Aveva spiazzato completamente l'avversario impostando uno scambio da fondo veramente importante. Ma oddio, Zelensky. Ci ha veramente imbucato con un serve and volley degno di nota, degno da veramente giocatore di altri tempi. Ormai il serve and volley è una cosa che non si vede più e sbaglia il rovescio. Jannik Sinner. Ci dobbiamo concentrare. La difficoltà è alta e in palio c'è il torneo. Madonna, doppio passante, è stato bravissimo. E capiamo da questo approccio che il nostro avversario sicuramente è molto molto più a suo agio nelle posizioni ravvicinate alla rete. Per cui dovremmo cercare di impedirgli con questo passante di raggiungere l'obiettivo della rete. Ed è ottimo, Jannik, sì, ottimo. Potevi passarlo al primo, ma va bene, dai, ti perdoniamo. E subito break point. Madonna, lo cancella con un ace pazzesco sulla linea. Incredibile. Qui ci imbuca male. Ho sbagliato veramente. Ha recuperato due break point, anzi, un break point. Anzi, questo è un ragazzo da serve in volley di livelli incredibili. Ci mette veramente in difficoltà. Ma qui Jannik, quando va sopra la palla con il suo rovescio, c'è poco da fare. Riesce veramente a imprimere una potenza nei suoi colpi che è degna di nota. Sul servizio dobbiamo lavorarci, Jannik, ma va bene, ti perdoniamo. Siamo ancora agli inizi e il ragazzo è ancora esordiente, è i primi passi. Però quando entra con questo rovescio e con questo dritto, non ce n'è per nessuno, neanche per i top player. Ragazzi, veramente devo dire che indirizzare il servizio è una delle cose più difficili che ci sia. Madonna, Jannik arretra. Passante! Jannik, Madonna, il palletto. Madonna, oddio. Mamma mia. Che grande scambio, ragazzi. Che grande scambio, lo rivediamo. È stato molto bravo David. Qui siamo andati a rete troppo in ritardo e lui non ha potuto non imbucare questo passante. Ha una velocità easy ma efficace. Cerchiamo di imprimere il nostro gioco da fondo, cercando di impostare uno scambio importante.
cerchiamo di tenerlo distante dalla rete, questa è più importante del resto. E non possiamo fare altro. La nostra strategia per ora è questa qui, con servizi completamente centrali, ma che potrebbero comunque impensierire al corpo. Il servizio potrebbe essere questa un'arma, ma non possiamo non confermare questo game. Non possiamo, è troppo importante, troppo importante. Dai così Yannick, forza. Sta distrutto, non gliela fa più. Sta veramente distrutto, dobbiamo dosare le energie, perché se poco sbaglio sul verde non gliela fa. Dai, oh madonna, un errore ragazzi. Ha sbagliato, il pallettaro Zelensky ha sbagliato. Siamo aggiudicati il primo set. Ottimo. E gli osservatori ci stanno guardando, ragazzi. Talent Scout, occhio vigile. Lui sta sudatissimo. Il nostro avversario è morto, però anche noi stiamo belli rovinati. Comunque, Yannick, forza. Imbucalo! Amico mio, devi coprire meglio la rete. Mi dispiace, non puoi competere. Madonna, che bel recupero. E questo? E questo? E questo? Non gliela fai più a correre. Non gliela fai più a correre. Non puoi. Non puoi più giocare in questo modo. Ce l'ha ancora in pugno, dai. Dai così. Si va a match point. Si va a match point. Dai. Mamma mia. Il pallonetto in previsione per chiudere il match. Madonna mia, Yannick Sinner, 4-2-4-2. È così che si fa. Mamma mia, che recuperi incredibili. Una partita difficilissima. Un giocatore che era l'anti-Sinner, un giocatore che andava a rete, copriva perfettamente tutti gli angoli della rete, e siamo riusciti a disinnescarlo con i nostri colpi potentissimi. Ma tutto ciò è completamente irrealistico e questo commento non ha senso, perché noi in realtà siamo delle seghe pazzesche. Andiamo avanti. Ok, secondo turno ragazzi, secondo turno. Yannick Sinner. It's a beautiful night for the enjoy the third move versus Yannick Sinner. Welcome to the ASB Tennis Center for the semi-final of the ASB Classic. Siamo alle semifinali del TS 250. Dobbiamo iniziare a conoscere il nostro avversario. 15 love. Ok. Mi sa che un colpitore come noi, colpitore da fondo, sarà... Oh madonna, ma è partita male. 15 all. The Stickaman. Ti chiamano The Stickaman in Scottish? No, chi era? Canadese. Bing, che non è il motore di ricerca, ma il colpo di Sinner che tutti preferiamo, non è riuscito a chiuderlo. E non lo chiude neanche adesso, perché lo chiude sulla rete. Questo colpo rallentato, raga, cambia tutto il tempismo del colpo e ti ammazza.
eccolo però. Questo non lo prendi neanche col motorino, neanche col Vespino. Bella questa. Niente male, no. Ok, mamma mia, sulla riga, così ci piace. Così ci piace, così ci piace. È implacabile, raga. È implacabile Demi Moore. Ti smorzo le gambe, che vaffanculo. Ti smorzo le gambe. Dagli col set point, forza. Mamma mia che c'ho fega. Madonna. E queste non le sbagli più. Non le sbagli più. Non le sbagli più, Demi Moore, dagli. Cerchiamo di chiuderla subito. Il morale è a pezzi. Demi Moore pensava di recuperare, ma non ce l'ha fatta. E Yannick potrebbe approfittarne tranquillamente, cercando di portarsi un secondo set liscio come l'olio, come nel primo turno. Si è riposato, fa le cazzate. Fa le cazzate perché balla invece di andare sulla palla. Fa i passettini di dune, porca puttana, per schivare i vermoni. Non capisco che cazzo fa ogni volta, ti giuro. Vabbè, qua per forza. 13-15. Teditetin. Boo. Sì. Mo è mica sempre domenica, Demi Moore. Dagli, no? Beccate sto mig. Porca puttana. Che cazzo me l'hai messa, oh? Seconda di servizio, cerca di entrare Sinner. Madonna mia, che slerpa di seconda. Dai, Yannick. Concentrato, Yannick. Concentrato, Yannick. Becchettino. Concentrato, Yannick. Perché perdi la posizione, Yannick? 30-30. Yannick, recupera. Bravo. Bravo Yannick. Yannick, grande. Dai Yannick. Chiudiamo questa partita. Andiamola a chiudere. Oddio. Oddio no, che cosa hai fatto? Avevo già rilasciato il colpo. Avevo già rilasciato il colpo, non pensavo. Che bucio di culo. Mamma mia, che slerpa. Che slerpa. Con le ultime forze Yannick si aggrappa di nuovo al match point. Madonna mia. Siamo in finale, ragazzi. Siamo in finale. Siamo in finale del primo torneo della nostra carriera. E non c'è modo migliore, non c'è modo migliore per chiudere questo primo episodio con Yannick Sinner in finale al suo primo torneo in carriera, raggiungendo il livello 2. Complimenti. Quindi la nostra finale sarà con Jasper Dixon, georgiano, incredibile, livello 14, mentre noi siamo livello 2. Onesto. Un onesto 2, come diceva il mio professore di matematica liceo, un onesto 2. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Spero che questo primo episodio della carriera di Yannick Sinner vi sia piaciuto. Spero di averlo fatto il più fedele possibile a quello che è l'estetica, al concetto estetico di Yannick.
probabilmente l'ho fatto già in prospettiva di una palestra molto più intensiva di Yannick che ci sarà nei prossimi mesi, perché c'ha un po' di spallozze più potenti, però le gambe sono quelle, il capello più o meno che esce dal cappellino è quello. Insomma, siamo riusciti a creare un nostro alter ego piuttosto fedele e non potevamo non crearlo, ragazzi. Almeno deve esserci nel roster, seppur creato da noi. E la cosa più bella è farlo arrivare dove lui è realmente oggi. Seguite il tennis, ragazzi. Non c'è momento migliore per seguire il tennis oggi, soprattutto quello italiano, che è veramente ad alti livelli, grazie a Jannik Sinner. Ragazzi, Jannik Sinner vi aspetta nel prossimo episodio, secondo della carriera. Alla prossima.